lontani, come state? Benvenuti, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti sul mio canale. Allora, sono contentissima di fare oggi uno dei miei video preferiti, uno dei miei format preferiti, che è quello dei prodotti finiti del periodo e se li ricomprerò. Decideremo insieme. Ecco la mia scatola Skechers piena comunque di prodotti terminati e non vedo l'ora di buttarli al secchio perché ho veramente... non si chiudeva più. Allora, partiamo subito dalle mie acque profumate. Qua ce ne ho 4 perché invece faccio la doccia l'estate. Io l'estate non utilizzo i profumi, gli Eau de Parfum, perché comunque hanno una concentrazione alcolica abbastanza alta e purtroppo la mia pelle dopo le terapie è diventata piuttosto sensibile. Quindi preferisco utilizzare le acque profumate perché hanno una concentrazione di alcol che va dallo 0 al 10%. Partiamo subito con la mia preferita proprio, quella di Victoria's Secret, la Bare Vanilla. Mamma mia, io adoro questa acqua profumata, adoro. La utilizzo soprattutto e maggiormente in inverno perché non so, mi dà proprio quella sensazione di calore quando la metto, no? Un qualcosa di super avvolgente. Ne ho terminate 2 addirittura perché una ce l'ho in bagno, una me la porto nella borsa quando esco, perché comunque mi piace poi rimettermela ogni tanto. Un'altra è la Coconut Passion, sempre di Victoria's Secret, questa che sa di cocco, ma proprio di cocco puro, adoro. E un'altra che ho terminato, ce l'avevo dall'anno scorso, ed è la Palm Lagoon. Questa è stata un'edizione limitata, ma l'ho terminata adesso, ed era a base di mango e cocco, cioè è una super fragranza tropicale, questa mi è piaciuta tantissimo, purtroppo non la fanno più perché era un'edizione dell'estate scorsa. Quindi questa la posso proprio ricomprare. Le altre le ho già ricomprate, la Bare Vanilla, la Coconut Passion le ho già ricomprate, quelle devo sempre tenere come scorta. Allora, passiamo poi qua, vediamo un pochino che cosa c'ho. Bagnoschiuma, ho terminato un Bionsen rigenerante che mi piace molto, però non lo ricompro perché ce l'ho, ho fatto la scorta di quantità industriale di questo, e la spuma di champagne muschio bianco e fiori di TRE. Questo per il momento non lo so, non lo ricompro, vediamo se troverò qualche offerta in giro sui supermercati. Passiamo ora ai prodotti per i capelli. Vediamo questa scatola magica che cosa ci tira fuori. Per quanto riguarda i prodotti per i capelli, ho finito l'ultra dolce di Garnier al latte di mandorla. Sì, mi piace, ma niente di super wow, niente di super wow. Ho terminato le Head & Shoulders, questo è un prodotto veramente fantastico. A parte per... io non ho problemi di forfora, però lo uso lo stesso perché mi piace tantissimo. Questo era il 2-in-1 antiprurito. Buonissimo. Poi ho utilizzato questa maschera di BioClean post colorazione, quindi la utilizzavo dopo che mi ero fatta la tinta ai capelli e veramente lasciava i capelli lucidissimi, morbidissimi. E poi qui abbiamo un Pantene Pro V effetto, liscio effetto seta, questo balsamo nutriente top. I balsami di Pantene sono comunque top. E questo l'ho già ricomprato, questo di BioClean. La maschera di BioClean ancora non l'ho riacquistata perché ho preso un'altra maschera fantastica che poi vi farò vedere, sempre su Notino. Andiamo agli struccanti bifasici. Qui ho questo di Kiko, il Pure Clean Eyes and Lips, ed è questo qui il packaging. Quanto ce n'è di prodotto? 125 ml. È un buon prodotto, non vi posso dire che sia malvagio, però sinceramente... Per quanto riguarda la performance ho trovato prodottini che costano di meno e che performano meglio, e adesso ve li faccio vedere. Ed è di Bielenda, il marchio è Bielenda, lo trovate su Notino. Ne ho finiti 2 perché io lo struccante praticamente me lo bevo. Questo è 140 ml, l'ho pagato circa 3 euro, è un brand polacco. Mi sono informata perché non lo conoscevo, è un brand polacco che ha veramente tantissimi prodotti di skincare, andate a vedere, ce l'ha Notino. E tra l'altro io ne ho già ricomprato un altro, pensate un po'. Per quanto riguarda i sieri viso, continuiamo sempre con la skincare, ho 2 sieri. Ho questo qua di Kiko che era della collezione Beauty Roar ed è il Radiant Face Serum, un prodotto molto buono, molto valido, ma che sinceramente non ricomprerò perché poi alla fine per il prezzo ne trovo altri molto, molto più performanti, come ad esempio questo di Neutrogena.
l'Hydro Boost, questo con acido ialuronico e vitamina E, è un prodotto fantastico, all'interno anche delle micro perle tutte brillantinate che comunque appena lo applicate vi danno subito quella, ridonano luminosità al viso. Questo è un prodotto che ricomprerò sicuramente. Crema viso, ho utilizzato questa qui che mi è piaciuta tantissimo, è la crema giorno e notte idratante riequilibrante di Nivea, ed è un prodotto fantastico. Vabbè, Nivea è comunque sempre una garanzia per quanto riguarda i prodotti di skincare, perché cioè adesso poi andrò a vedere da quanto tempo esiste questo brand, ma da quando sono nata io già era vecchio questo brand. Allora, poi abbiamo, ho finito, la crema la ricomprerò sicuramente, ho il deodorante che è uno sempre dei Dove, Go Fresh, questo è al cucumber and green tea, quindi al cetriolo e al tè verde, questo mi piace tantissimo, l'estate è super fresco, questo lo adoro, io utilizzo sempre questi roll-on che mi piacciono di più, non so perché, lo spray sì, performa, ma poi secondo me... cioè va un pochino a perdersi nell'arco della giornata. Ho finito un altro dei miei fondotinta con protezione solare 50 più di Rilastil, e questo qui lo ricomprerò, ne ho già comprati altri tre, quindi adesso sto utilizzando solo quello perché è facile, lo metto, veloce, ha già la protezione solare all'interno, anche se comunque vado a metterla anche alla base. Ho finito il Power Stay Avon True Concealer, il correttore di Avon che mi è piaciuto tantissimo. Per il momento non lo ricomprerò perché comunque ne ho tanti altri da finire. Ho qui un altro prodottino di make up che finalmente l'ho terminato, il mascara di Essence Get Big Lashes Volume Curl. Allora, costa poco, quindi costa intorno alle 3,99€ se non sbaglio, o 2,99€ addirittura. Lo scovolino mi piaceva, peccato che comunque la consistenza non mi faceva impazzire, appena l'ho iniziato era molto liquido, poi quando andava a seccarsi mi lasciava i grumi e quindi no, cioè un prodotto sì, ok, se non volete spendere tanto ci sta, però a me non è piaciuto. Questo lip gloss di Victoria's Secret mi è piaciuto tantissimo, costicchia un po'. Vale tutti i soldi, perché comunque è estremamente glitterato, confortevole, non appiccica, e poi è durevole o duraturo, non so, questo poi mio marito mi correggerà in questo, e dura veramente tanto, tante ore per essere un lip gloss. Questo famosissimo lip gloss di Kiko 3D Hydra Lip Gloss, che c'è, mi sembra in 36 colorazioni addirittura, bellissimo, questo la stessa cosa per, come quello di Kiko, extra confortevole, non appiccica, super glitterato, anche colorato, non so che altro aggettivo positivo dirvi, è bellissimo, questi li dovete assolutamente provare, poi non costano nemmeno tanto, rispetto a quello di Victoria's Secret costa molto meno. Ho finito l'Avon Serum Foundation con SPF 30, un prodotto che mi è piaciuto tantissimo, con protezione solare 30. Per ora non lo ricomprerò perché comunque ne ho ancora un altro da finire. Ecco, a mezzogiorno mi sa di sì, perché sono scesi i croccantini nella mangiatoia automatica delle bimbe. E poi l'ultimo prodottino, e non vi scoccio più, è questa matita occhi di Essence Long Lasting Eye Pencil nella colorazione 02 Hot Chocolate, 18 ore più waterproof. Questa è una matitina occhi automatica, perché non è quelle che si temperano. Mi è piaciuta tantissimo, io l'ho utilizzata per le sopracciglia più che per gli occhi, perché sugli occhi vedevo che cioè non performava tantissimo, sulle sopracciglia mi è piaciuta tantissimo, cioè non aveva quella morbidezza e scrivenza che potesse, diciamo, soddisfare le mie esigenze per quanto riguarda il make up che applico nella rima interna. Quindi per le sopracciglia mi è piaciuta, per il costo che è, costa pochissimo, mi sembra nemmeno 2€, si può ricomprare assolutamente per le sopracciglia. Allora, il video è terminato, meno male, mo vado a buttare tutto ad entrare la monnezza. E niente, io vi mando un bacio enorme e vi aspetto alla prossima. Ciao, un bacio!